僕じゃ守れ。成長したな父さん。お前の成長を確かめたかった。今のお前ならセガを守っていける。父さん、もう俺のことは忘れるんだ。父さん、俺はかつてのセガの象徴だ。父さん、セガは今やゲームだけではなく総合的なエンターテイメントコンテンツ事業を行っている。父さん、これからお前が新しいセガを守っていくんだ。父さん、セガジロー、俺を超えていけ。父さん、俺を投げ飛ばせ。父さん、さあやるんだ。父さん、おりゃー。うおー、父さん。セガは任せた。父さん、決意を新たに。60周年のセガ。父さん、セガ、セガ。Grazie Michele, grazie il cacchio. Questo è il mio autoregalo per la Befana. Tu non mi hai regalato niente. Ho deciso io di festeggiare i 60 anni di Siga e la Befana con questo mitico regalo. Oltre a questo, per la Befana mi sono regalato altri titoli che devono arrivarmi a gennaio, di cui farò appositi unboxing separati. Ok cari fan, come avete capito, oggi facciamo un bel unboxing del mio autoregalo per la Befana. Iniziamo bene questo 2021 con il Siga Astro City Mini Arcade, magnifico, uscito proprio praticamente qualche settimana fa. È una riproduzione di un vero cabinato Astro City, che praticamente è stato lanciato nel 1993, uno dei cabinati, se non il cabinato più famoso mai creato da Siga, il successore del cabinato Aero City del 1988. Questo cabinato Astro City era compatibile con una larga, diciamo, una larga gamma di schede jam, e per la sua poliedricità è stato molto apprezzato nelle sale giochi giapponesi degli anni 90. Questo mini cabinato è stato prodotto da Siga Toys, che è la divisione giocattoli della Siga, che ha rilasciato anche altri giocattoli relativi a questo cabinato famosissimo in Giappone. Vedete in foto uno molto carino, e non sono inclusi i personaggi di Virtua Fighter, non sono assolutamente inclusi, sono della Max Factory se non erro, un'altra ditta. E quindi Siga Toys ha fatto il passo più in là e ha creato questa sorta di mini console simile al Neo Geo Mini, che anche possiede, di cui prima o poi farò un unboxing, però vi posso già anticipare che la qualità è ben superiore a quella del Neo Geo Mini. Essendo comunque una riproduzione di un mini cabinato, potete già immaginare che giochi al suo interno, ben 36, sono praticamente dei giochi da sala, vari giochi apparsi su vari hardware da sala di Siga, come la System 1 del primo Wonder Boy, la System 2 del suo sequel Wonder Boy Monster Land, se non erro, la System 14 che era un Mega Drive da sala, la System 16 un pochino più potente, la System 18, la System 24, la System 32 che era, se non erro, il primo hardware a 32 bit da Siga, e infine anche la Model 1, anche se purtroppo della Model 1 c'è solo Virtua Fighter e basta. Io avrei gradito in questi 36 giochi, non 37, il logo è sbagliato, in questi 36 giochi avrei gradito qualche altro titolo Model 1, come per esempio un Virtua Racing, nonostante lo abbia già su Mega Drive e Switch, oppure magari uno Star Wars Arcade,
che ce l'ho su 32X, però avrei gradito altri giochi della Model 1, perché l'emulazione, il preannuncio della Model 1, l'emulazione di Virtua Fighter è abbastanza buona. Comunque, come vedete, la scatola è abbastanza grandicella, vediamola un po' nel dettaglio. Allora, questo logo 37 è sbagliato, i giochi sono 36, non so perché dicono 37. Allora, Sega 60th Anniversary, praticamente il 60esimo anniversario della Sega, compie 60 anni, all'età di mio padre la Sega. Ok, Cero, il bollino di Cero. Accendiamo un Cero, meno male, per questo 2020 è finalmente in passato. Astro City Mini, Sega. Questa è stata una delle cose più belle del 2020. Vediamo un po' le altre sezioni della scatola, bellissime immagini. Virtua Fighter, che come vi ho già detto prima, molto ben emulato. Questo, se non erro, si chiama Gale Racer, una cosa del genere, poi lo vedremo meglio. È un racing game della System 32, se non erro, uno dei primi, se non il primo gioco per questo sistema, molto bello graficamente, è anche la prima apparizione di Sonic in un videogioco, è una specie di Albre Magique in questo gioco Sonic. Dark Age, molto carino, un fighting game 2D che simula una sorta di effetto pseudo 3D, abbastanza cagoso oggigiorno, ma all'epoca io l'ho visto in sala, vi posso dire che era impressionante all'epoca, molto impressionante. Ok, vediamo l'altra, la retro cover, questa sarebbe, altri titoli, Space Harrier, che non può mancare. Allora, il gioco di prima, Gale Racer, era la versione Sega Saturn, invece questa versione arcade si chiama Red Mobile. Fantasy Zone, ce l'ho per Master System. Golden Axe, The Revenge of Death Adder. Praticamente questo titolo è uno dei motivi per cui ho preso questo mini cabinato, perché non è mai stato portato in una console casalinga e questa è la prima volta che ci possiamo giocare a casa su una console, chiamiamola console, una console mini casalinga. Alien Syndrome, Shoot 'em up overhead, che ho su Game Gear. Questo non lo so, un titolo completamente in giapponese, deve essere il primo Wonder Boy. Cotton, che possiede su PS1, l'ho pagato uno sproposito, titolo che in sala girava sulla System 16, magnifico sparatutto orizzontale ai comandi di una strega. Dark Age abbiamo visto prima, alcuni dei titoli, vari i titoli, penso, dei elenchi vari, Shinobi, comunque tutti in giapponese non si capisce, no? Mazza! I contenuti, il cavo HDMI, poi li vedremo meglio i contenuti dopo. Ok, vediamo l'altra sezione della scatola. Altre immagini dei giochi, Space Harrier, che vi preannuncio non è emulato perfettamente, alcuni problemi audio. Il nostro Space Harrier certe volte quando viene colpito non emette quel grido di orrore che emetteva nella versione arcade. Praticamente il port Saturn è migliore e me lo tengo bello stretto, ma comunque un'emulazione decente. Non sono stati gli M2 a curare l'emulazione in questo Astro City Mini Arcade, non si sa chi siano stati a curare l'emulazione, però un'emulazione più o meno abbastanza accurata dei giochi, soprattutto Virtua Fighter hanno fatto un grandissimo lavoro. Altri giochi, Fantasy Zone, questo è un bitmap a scorrimento, Arabian Night, una cosa del genere, mi sono dimenticato come cazzo si chiamava, poi lo vedremo dopo. E se non ero già su System 32, aveva uno sprite scaling spettacolare, degli sprite enormi se non erro. L'ho giocato su MAME secoli fa. Il nostro mini cabinato, le specifiche tecniche, 16,7 milioni di colori, 720p, 480p attaccato alla TV ovviamente, le dimensioni, la larghezza, di depth, prende profondità, height, altezza, comunque è piccolino raga, però lo schermo posso assicurarvi è di qualità superiore a quella del Neo Geo Mini ed è anche un pochino più grande. Ok, spacchettiamolo. Allora, high quality graphics e sounds, grande qualità, solo roba di qualità ci regaliamo. Allora, il logo Go Sega 60th Anniversary, il Go sarebbe anche 60, il 60esimo anniversario, dedicato a tutti i fan della Sega
in tutto il mondo, e ai creatori che hanno fatto la storia di questa software house, che una volta era anche una produttrice di hardware, la buonanima della sede. Foglietti in giapponese, vedo le istruzioni, cose che non ci interessano particolarmente perché sono interamente in giapponese. Ok, vediamo questa scatola di cartoncino. Al suo interno sono contenuti 100% i cavi, poi li vediamo meglio nel dettaglio dopo. Qua il bel cabinato tutto imbustato, mini cabinet. Qua un'altra scatolina con dei cavi probabilmente. Ok, abbiamo preso tutto. Ok, togliamo la busta PVC, sembra la busta della spesa, e possiamo vedere questo magnifico cabinet nel dettaglio. Amici cari, è stupendo, è un pochino più grande del Neo Geo Mini ed è una fedele riproduzione, come ho detto prima, di un cabinato Astro City, cabinati molto in voga in Giappone negli anni 90, dal 93 in poi. Possiamo vedere il logo Astro City ben riprodotto, in maniera molto fedele. La Sega Toys ci sa fare sicuramente, non è il primo Toys dedicato a questo cabinato che produce. Flat Square 29, penso la grandezza dello schermo, 29 inch mi sembra, una cosa del genere, ma potrei confondermi. I due speaker stereo che sono, diciamo, utili solo per una manciata di giochi, perché la maggior parte dei giochi contenuti all'interno di questo mini cabinato supportano l'audio mono, però l'audio stereo è sempre gradito, anche se per pochi giochi, è sempre meglio di quel cacchio di Arcade One Up che aveva solo uno speaker mono e aveva ben due giochi su tre che avevano un audio stereo. Porco Giuda, unboxing in alto a destra se volete dare un'occhiata, dannato Arcade One Up di Street Fighter 2. Lo schermo di ottima qualità, di qualità a mio avviso superiore a quella del Neo Geo Mini. Lo stick molto bello, lo sentite il click? Magnifico il click, ci voleva, ovviamente sul Neo Geo Mini questo click non c'era proprio. Lo stick del Neo Geo Mini mi sembrava più uno stick analogico, onestamente. Anche i tasti hanno il tipico click, in questo emulano discretamente i tasti di un vero Astro City, anche come corsa, diciamo più o meno sono simili, non identici ovviamente, per carità, molto simili. I tasti Start e Select invece non hanno nessun click, vabbè, ci possiamo accontentare. Ok, sotto lo stick notiamo la scritta High Resolution Graphics and State of the Art Sound, Double Your Enjoyment, poi quell'altro non si capisce, comunque è fighissimo. Andiamo un po' di lato, bello il pannello laterale con la scritta Astro City. Amici miei, è proprio una perfetta riproduzione, è magnifico. Bravi Sega Toys, bravi. Qua mi sembra un pannello, ma non credo possa essere tolto. Come potete ben vedere, è una riproduzione veramente fedelissima di un cabinato Sega anni 90, l'Astro City. Modello che alcuni di voi che state guardando questo video probabilmente avrete anche a casa, voi fanatici avete tutta la mia invidia, io lo spazio non ce l'ho purtroppo, posso permettere solo l'Arcade One Up di Street Fighter 2. Qua vediamo le porte. Allora, il pulsante di accensione on off power, la porta HDMI, vi preannuncio che il cavo HDMI, a differenza di quel cacchio di Neo Geo Mini, è incluso, almeno il cavo HDMI ce l'hanno incluso. Allora, due porte USB-A che possiamo usare praticamente per collegare le periferiche, perché ovviamente la Sega non si è lasciata perdere l'occasione, ha lanciato anche delle periferiche abbinate a questo mini cabinet fantastico. Ha praticamente un apposito pad a 6 tasti che ho comprato e che vi mostrerò alla fine dell'unboxing, con cui farò un gameplay sulla TV. Un arcade stick che costa praticamente quanto l'intero mini cabinato. A proposito del prezzo, lo potete trovare a 140-150 euro questo mini cabinato su Amazon Japan oppure su eBay. Date un'occhiata, a 140-150 euro è il prezzo a cui voi lo potrete aggiudicare spedito. Poi c'è anche una base sotto con un mini sgabello molto carina, con tanto di fessura per i gettoni. Se non mi sbaglio, c'è anche una ceneriera, cioè c'è di tutto e di più.
qua una porta mini USB ovviamente per l'alimentazione, tipica di queste console mini. Phone, va bene, per la porta per le cuffie probabilmente. Queste sono le porte, amici miei, questo è il Sega Astro City Mini Arcade, molto carino. Allora vediamo nel dettaglio i cavi inclusi. Questo è il classico cavo mini USB per l'alimentazione, ovviamente come alimentatore useremo il classico, non so come definire, il trasformatore usato per i telefonini, quello di 5 volts. Poi dopo ve lo faccio vedere. Allora, vabbè, quel classico cavo HDMI non lo userò assolutamente, perché di cavi HDMI ce n'ho già un miliardo attaccati alla TV. Sto a posto. Userò questo apposito trasformatore per telefonini per alimentare sto cacchio di mini cabinato. Ed ecco la comparison che molti di voi volevano vedere: il Neo Geo Mini, rigorosamente giapponese, affiancato al Sega Astro City Mini Arcade. Come potete ben vedere, l'Astro City Mini Arcade è ben più grande del Neo Geo Mini ed ha anche un aspetto molto meno giocattoloso. Sicuramente è superiore, ma è uscito anche dopo, bisogna dire anche questo. Però ha uno schermo 16 noni, mentre invece il Neo Geo Mini ha uno schermo 4 terzi, credo più o meno 4 terzi, è un aspect ratio più fedele ai giochi originali. Ok, procediamo al lens on dell'Astro City Mini Arcade. Ok, lo accendiamo. Ah, bellissimo il marchio si illumina. Logo della Sega, Sega Astro City Aerodynamic Shape. Fighissimo. Sta cosa del marchio che si illumina è fantastica. Non l'hanno inserito nel mio arcade one up di Street Fighter 2, invece l'hanno inserito in questo fantastico mini cabinato. Un tocco di classe assolutamente magnifico, che lo mette ancora più al di sopra del Neo Geo Mini, se mai ce ne fosse bisogno. Questa invece è la schermata iniziale, dove possiamo scegliere la lingua. Ovviamente io i caratteri giapponesi, cinesi e coreani non li comprendo minimamente, e quindi metto in inglese, la mia seconda lingua. Ecco a noi la schermata di selezione dei titoli. Allora, ecco qua la schermata dei titoli. Come ho detto prima, il primo titolo che ci troviamo di fronte è Virtua Fighter, per la prima volta emulato decentemente su un hardware casalingo. Io in passato l'ho emulato su MAME e girava una chiavica praticamente, cioè poligoni mancanti, come per esempio la coda di cavallo di Sara che non c'era, i codini di Pai che non c'erano, la coda di Jeffy che non c'era, poligoni mancanti, rallentamenti e bug vari. Su MAME era emulato da schifo quando ho provato ad emularlo io. E da secoli volevo un'emulazione fedele da quando ci giocavo in sala, e per gli anni a venire mi sono arrangiato con le versioni 32X e Sega Saturn, che hanno delle discrete approssimazioni ma niente di più. Come possiamo vedere, alla destra abbiamo il titolo del gioco, il copyright Sega, la release del 1993, la PCB, cioè la scheda che su cui girava, la Model 1, e anche il genere fighting. In questo caso è un fighting game, ovviamente. Premendo a destra possiamo scorrere vari screenshot del gioco in questione. Allora, vediamo un pochino i titoli partendo dalla lettera A. C'è Alex Kidd with the Stella the Lost Stars. With Stella the Lost Stars, cioè il gioco che è stato convertito anche su Master System. Alex Kidd the Lost Stars fa abbastanza cagare. Alien Syndrome, su The Map Overhead, che è stato convertito su vari sistemi Sega 8-bit. Wonder Boy in Monster Land, stessa cosa, pure convertito su Master System, c'è cioè la versione arcade su PS3. È un platform RPG abbastanza carino. Shinobi, platform action che conosciamo tutti, io ce l'ho su Switch. Sonic Boom, se non erro, uno shoot em up verticale abbastanza caroso del 1987. Altered Beast, beat'em up a scorrimento 2D, che ho recensito col buon Michele Duraccio, link in alto a destra se vi interessa. Uno dei giochi di lancio del Sega Mega Drive, un ottimo porting su Sega Mega Drive, che aveva anche del parallax scrolling in più rispetto all'arcade. L'arcade girava su System 16.
Scramble Spirit, che è praticamente uno shoot'em up verticale che fa abbastanza cagare, se non erro anche peggio di Sonic Boom, o forse un pochino meglio, non ricordo bene. Wonder Boy 3 Monster Lair convertito su Mega Drive per PC Engine, che è praticamente un platform action con sezioni shoot'em up orizzontali molto carine, platform action run and gun con sezioni di shoot'em up orizzontali. Game Ground, anche questo convertito su Mega Drive, una sorta di action strategico. Crackdown, sorta di shoot'em up overhead, una cosa del genere, dove dobbiamo trovare delle bombe e disinnestarle. Convertito su Mega Drive ottimamente. Golden Axe, beat'em up che tutti conoscete sicuramente, a sfondo medievale fantasy, molto carino, girava se non erro sulla scheda System 16 e è stato convertito ottimamente su Mega Drive con uno stage addizionale. Cyberpolis Eastward, platform action con elementi di run and gun, che è stato convertito su Mega Drive, però su Mega Drive era un gioco completamente diverso, questo l'ho visto in sala all'epoca, molto carino. Su Mega Drive si è avuto una sorta di semi-porting, non erro, è stato convertito anche per Master System. Shadow Dancer, recensito con Michele Duracci, la versione Master System, link in alto a destra, e anche questo è molto carino, un platform action nel sequel di Shinobi, e se non erro girava sulla scheda System 18, mi sembra, 16 o 18. Comunque alla fine il sequel di Shinobi pare che era System 18 e si caratterizzava per la presenza di un cane che ci aiutava praticamente, molto carino. Io ci ho giocato all'epoca in sala e è uno dei primi giochi che ho giocato in sala e ringrazio sempre la buonanima di mio nonno che mi ha portato in sala e mi ha fatto conoscere questi giochi della Sega Arcade, e quindi questo unboxing è dedicato anche in buona parte a lui. Alien Storm, che ho su Mega Drive, ottimo porting, anzi semi-porting, perché la versione arcade è completamente diversa, girava su System 18. Anche Shadow Dance e Alien Storm giravano su System 18. La versione arcade di Alien Storm, a mio parere, è migliore di quella Mega Drive, ma quella Mega Drive non era malvagia. Ah, boh, Columns lo conoscete tutti, un puzzle game abbastanza banalotto. Mettere in fila tre gioielli dello stesso colore, buonanotte. Seaboard, la PCB da sala, era la scheda System 14, un Mega Drive da sala. Bonanza Bros, questo non l'ho mai saputo definire bene, una sorta di, che ne so, un stealth game, shoot'em up, run and gun, poi magari dopo ve lo faccio vedere, un gioco che non so definire, se lo metti anche su Mega Drive e Master System, e se non era anche PC Engine. Columns io ce l'ho su Mega Drive e Mega CD. Columns 2, il sequel di Columns, che non è mai stato convertito all'epoca per nessuna console, non vi perdete niente comunque, non ci siamo persi niente, il solito Columns. Thunder Force AC, la versione arcade di Thunder Force uscita dopo Thunder Force 3 per Mega Drive, questo sarebbe praticamente il Thunder Force 3 da sala, che poi è stato convertito su Super Nintendo come Thunder Spirit. Red Mobile, praticamente un racing game che gira sulla System 32, uno dei primi titoli Sega 32-bit, famoso per la presenza di Sonic come sorta di emblematic e per una grafica incredibile. La versione Saturn, se non erro, si chiamava Gale Racer e aveva modelli poligonali invece degli sprite per le automobili. Cotton, come ho detto prima, c'era su PS1, splendido shoot'em up orizzontale della System 16, una revisione chiamata System 16B, shoot'em up di Sega in collaborazione con Saxes, molto carino. Arabian Fight, il beat'em up di cui ho parlato prima, che non ricordo bene il nome, un carinissimo beat'em up, grafica 32-bit, magnifica, ma gameplay non altrettanto magnifico, ci ho giocato su MAME qualche anno fa. Golden Axe, The Revenge of Death Adder, questo, Dark Age e Virtua Fighter sono stati i principali motivi per cui ho preso questo mini cabinato. Magnifico beat'em up, uno dei migliori mai creati da Sega, è praticamente il vero sequel di Golden Axe, più di quanto sia Golden Axe 2, questo è il vero sequel di Golden Axe, magnifico. Puyo Puyo, chi è che non lo conosce? Classico puzzle game che tutti voi conoscerete sicuramente, è arrivato da noi come Dr. Robotnik's Min Min Machine per Mega Drive, che io possiedo bellamente. C'è anche su Mega Drive Mini, sia la versione giapponese che la versione occidentale. Mitico puzzle game di Compile, conosciuto soprattutto per i suoi shoot'em up della serie Ales e Zanac. Dark Age, ve ne ho parlato prima, un fighting game 2D, falso 3D, una cosa del genere, magari dopo ve lo faccio anche vedere. Tant Hard, una corsa di minigiochi, puzzle, game, che non ci interessa più di tanto,
uscito su Mega Drive da sala. Virtua Fighter, ne ho già parlato prima, mitico fighting game 3D, il primo fighting game 3D della storia, che girava in sala sulla scheda Model 1, che solo grazie a questo cabinato finalmente è stato emulato decentemente, anche se l'emulazione non è perfetta, ne parleremo dopo. Stack Columns, se non erro il terzo Columns da sala, e non mi interessa più di tanto il solito Columns. Peach Dant R, che sarebbe, se non erro, mi sembra il sequel di quella cozzaia di minigiochi che abbiamo visto prima, uno dei due di questi incidenti, come anche si chiamano, sono stati convertiti anche per Mega Drive solo in Giappone. Puyo Puyo 2, il sequel di Puyo Puyo, che introduceva anche un sistema di controchaining per ostacolare l'avversario, invece cioè il Porting Game Gear è stato convertito anche per Mega Drive, se non erro anche per altre console Sega. Non vorrei errare più di tanto, sono convertito su tantissime macchine. Dottori Kun, questo nessuno lo conosce, una sorta di gioco simile di MV, cioè una sorta di clone di Pac-Man o di Rally X, come cazzo si chiama, della Namco, con le auto praticamente, una mezza cagata. Flicky, un platform a schermata semifissa, diciamo così, assomiglia molto a Mappy, non so se lo conoscete, della Namco. È un gioco che praticamente è stato convertito su Mega Drive ultimamente, un gioco del 1984 che girava sulla scheda System 1, praticamente è proprio una delle primissime hardware da sala di Sega. L'uccellino di questo gioco compare anche nei vecchi Sonic the Hedgehog come animale che viene liberato uccidendo i Bednik. Sega Ninja, che praticamente è stato convertito per Master System all'epoca, è un shoot'em up overhead molto carino, convertito all'epoca anche per Sega Master System, quel nome è perfetto, non me lo ricordo, non mi sembra che si chiamasse Sega Ninja, poi ve lo scriverò in sovraimpressione. My Hero, beat'em up laterale, scorrimento laterale molto carino, convertito anche questo su Sega Master System con downgrade grafico abbastanza importante. Space Harrier, vabbè, lo shooter on rails per eccellenza lo conoscete tutti, amici miei. Io ho la versione Saturn che, da quello che ho capito, è superiore a questa versione emulata in questo mini cabinato, che ha alcuni glitch grafici, alcuni difetti. Ho anche la versione PC Engine, un buon porting. Comunque mi fa sempre piacere. Gioco addirittura del 1985, la PCB Special PCB. Fantasy Zone, shoot 'em up orizzontale multidirezionale molto carino, io ce l'ho praticamente su Sega Master System, gioco all'epoca stupendo, è stato convertito addirittura due volte per Famicom e NES, ci sono due versioni differenti, una per Famicom, una per NES, anche una per PC Engine, anche una arcade perfect per Sega Saturn. Il primo Wonder Boy, che era un plasto tutto caruccio, convertito poi per Sega Master System, è portato su NES come Adventure Island da parte della Hudson Soft. Quartet 2, che si chiama Quartet 2 perché supporta due giocatori e non è il sequel di Quartet, ma è lo stesso gioco solo con il supporto a due giocatori cooperativi, una sorta di platform run and gun, una cosa del genere, all'epoca non l'ho mai giocato, lo conosco ben poco, nel 1986, nell'86 non andavo ancora in sala, ero troppo piccolo. Ok, li abbiamo visti tutti i giochi, bene o male. Proviamo un pochino il fiore all'occhiello di questo mini cabinato, di questa mini console, come la volete chiamare. Proviamo Virtua Fighter, il motivo principale per cui ho acquistato questo cacchio di mini cabinato. Allora, qui potete vedere i vari slot di salvataggio tipici di queste console, una descrizione del gioco. World First 3D Fighting Game, Revived Battle with Polygon Rendered Characters. Ok, iniziamo un pochino e vediamo un po' com'è l'emulazione di questo classico anni 90. Allora, posso dire già che l'emulazione è più che decente. L'unica cosa che mi dà un pochino fastidio è, alcuni voi già lo sapranno, il frame rate nei replay è abbastanza claudicante. I replay girano un frame rate ridotto rispetto alla cosa. Guardate le mani di Akira come si muovono. La versione Saturn le mani erano un solo pezzo, praticamente. Quindi i replay vanno rallentatori rispetto alla scheda e poi le ombre sono un pochino troppo retinate, a mio avviso.
Ok, iniziamo sto cacchio di gameplay. Siamo i gettoni. Pulsante giallo di sinistra per mettere il gettone, pulsante giallo di destra per premere start praticamente. Scelgo Attila, che è il mio personaggio preferito. Mi farò un gameplay all'acqua di rose. Meglio non posso fare. Come potete notare, l'emulazione è molto fedele. Questa sicuramente è la migliore emulazione di tutto quello che abbia mai visto in vita mia. Muori Jackie, ring out! I replay vanno un pochino rallentatori rispetto all'arcade, però non mi lamento più di tanto. L'emulazione a mio avviso è fantastica. Giocare per la prima volta la versione arcade così ben emulata è un sogno per me. Poi su un dispositivo mini touch, mini cabinet, mi spiace solo che non abbiano inserito anche per esempio Virtua Racing, Star Wars Arcade e qualche altro titolo Model One, però ci possiamo arrangiare. Questo titolo ce l'ho appunto su 32X e Sega Saturn. Ho fatto pure un unboxing, quindi in alto a destra dare un'occhiata per lo special. Muori Jeffrey usa la Pancrazio, combattente se non erro australiano. Un jump, niente da dire. Poi il frame rate è abbastanza fluido. Qualcuno ha detto che è più lento dell'arcade, ma a me non sembra proprio. A me come velocità mi sembra quasi identico all'arcade. Siamo là. Solo i replay sono più lenti rispetto all'arcade. Porco Jeffrey! No, porco cane, muori! Le musiche sono sempre molto carine. La qualità audio è stupenda. Se non erro, una cosa tipo 48 Hz, non so quanti canali, 48 Hz, cosa c'è. Non sono esperto. Ti posso solo dire che l'audio è di qualità stereo in alcuni giochi. Questo coso ha due speaker stereo. Anche se, come ho già detto prima, solo altri giochi usano un audio di qualità, diciamo, stereo. La maggior parte sono mono. Lo schermo come grandezza sarà un paio di pollici di diagonale, secondo me. Più grande comunque dello schermo del Neo Geo Mini, che io poi vi unboxerò con questo canale. Va bene, le ho prese sulle orecchie, passiamo al prossimo gioco. Per uscire dal gioco dobbiamo premere Start più Select. Allora, scegliamo. Beh, possiamo salvare, save, load, reset per resettare, back to main menu per tornare al menu principale, back to game per ritornare al gioco. Per ritornare al menu principale. Allora, ora vi faccio vedere anche le opzioni di questo mini cabinato. Allora, please read, praticamente, vabbè, le istruzioni saranno language settings, copyright, non ci interessa il copyright. Brightness sarebbe la luminosità, ovviamente. Possiamo settare la luminosità anche per continuare meno corrente, ma non sono cose che ci interessano. Non sono ticcio. Volume, ovviamente, si spiega da solo. Abbassiamo il volume, oppure lo alziamo. Al massimo non si sente un cazzo. La mia voce poco si sente. Ok. Screen settings. Possiamo scegliere la modalità di default oppure analog display, le cacche di scanline che fanno cagare e non le attiverò mai. In queste console mini le scanline fanno abbastanza cagare, andiamo di default. Le scanline sono carine, dovrebbero simulare diciamo un effetto schermo vintage, ma ci riescono ben poco, mi dispiace. Wallpaper settings, le immagini che possiamo mettere ai lati dello schermo. Ricordiamo che questo schermo è 16 noni. So già che molti dei fanatici stanno storcendo il naso, ma raga, lo schermo è 16 noni, niente 4 terzi. Se non erano Neo Geo Mini, da questo punto di vista era un pochino superiore a uno schermo 4 terzi, più fedele all'aspect ratio dei giochi originali. Queste volte per me non interessano proprio queste immagini ai lati dello schermo, non me ne frega proprio. Reset Factory Settings, ovviamente, per tornare alle impostazioni originali. Ok,
scegliamo qualche altro gioco. Proviamo qualche altra cosa. Di roba da provare ce n'è molta, 36 giochi è una bella scelta, amici miei. C'è tanta roba da provare. Sono decisamente indeciso. Proviamo Dark Age. All'epoca in sala giochi mi faceva sbavare questo gioco. Possiamo definirlo come una sorta di esperimento di fighting game 3D di Sega, che pochi mesi dopo rilasciò Virtua Fighter, decisamente superiore. Siamo in gettoni. Allora, scelgo il primo combattente, deve essere probabilmente il protagonista. Ok, proviamolo, una sorta di samurai Yankee. Devo dire che l'effetto di trasparenza dell'acqua è figo, anche i riflessi. Mi ricorda un po' Galaxy Fight questo gioco, anche per il primo stage film c'era anche un Galaxy Fight per Neo Geo Fighting Game di Sunsoft, qualcuno lo conoscerà benissimo. Devo dire che è abbastanza disorientante. Diciamo, è un esperimento abbastanza interessante. Usare gli sprites per creare un fighting in 3D è una cosa molto particolare, devo ammetterlo. Con un pulsante si salta, anche da attacchi deboli, attacchi medi, pugno, due pugni e due calci. Impostazioni del stile di Neo Geo, quindi proprio simile al Galaxy Fight. Questo mi sembra proprio un Galaxy Fight un pochino più 3D. Ovviamente in base ai movimenti della telecamera cambiano anche le direzioni e quindi è confusionario al massimo questo gioco. Ci sono anche le solite mosse speciali Street Fighter Style. No, non ne riesco a seguire una. Anche in sala era abbastanza un pullo, però ero praticamente un bambino all'epoca quando ci ho giocato in sala. Come esperimento è molto carino, però visto fare un'altra cosa. Questa. È bello da vedere sicuramente, gli sprite sono un pochino sgraziati e un pochino pixellosi, soprattutto la distanza da avvicinare. Le animazioni sono abbastanza deficitarie. Ok, proviamo qualche altro titolo. Proviamo Wonder Boy 3 Monster Lair. Non ci ho mai giocato all'epoca, né in sala né su Mega Drive. PC Engine non me lo dite proprio perché non ho mai conosciuto nessuno che avesse il PC Engine dalle mie parti, per ovvie ragioni. Console only Japan. Mettiamo i gettoni e iniziamo a giocare questa versione arcade di questo platform run and gun autoscroller, che ha anche delle sezioni shoot map orizzontale molto carine. Ah, anche l'autofire, ottima sta cosa. Mi piace questo coso dell'autofire, molto comodo. Questo è il terzo Wonder Boy in sala, il terzo Wonder Boy casalingo, Wonder Boy 3, The Dragon's Breath, che ha avuto anche un recente remaster per console moderne da parte di Dotemu e Lizard Cube, se non è. Caccio! Devo ammettere che all'epoca quello su Mega Drive mi sarebbe piaciuto. Carinissimo platform con elementi da run and gun. Se non ero sempre di West One, praticamente West One i tizi hanno creato la saga di Wonder Boy, West One. Se non ero hanno creato anche Mega Bomberman per Mega Drive, che era un porting di Bomberman 94 del PC Engine. Sto parlando troppo, scusate. Quindi non ci può giocare. Ovviamente premetto che sono un noob. Questi giochi non li ho mai giocati e quindi sono abbastanza scarsi. Comunque ovviamente è ben diverso dai Wonder Boy che abbiamo giocato su Master System e Mega Drive, questo sì. Questo su Mega Drive non ci ho mai giocato per esempio. Però in genere i Wonder Boy su Master System e Mega Drive sono dei platform con elementi di RPG. Ecco, questa è la sezione shoot 'em up orizzontale, molto carina. Mi ricorda un pochino Herzog per PC Engine. Caccio!
Allora, ecco qua il Red Mobile. Red Mobile, che come ho detto già prima, è stato portato su Sega Saturn come Gale Racer. Le macchine nella versione Sega Saturn erano 3D. Questo gioco marchia proprio la prima apparizione di Sonic in un gioco Sega. Lo vedete in alto sulla sinistra, un pupazzetto appeso simile al Dream Chip. Molto carino, devo essere onesto. L'effetto pseudo 3D supera anche i super scaler degli anni 80 e vorrei ben vedere. Questo gioco girava in sala sulla scheda System 32, che era un hardware a 32 bit. I vecchi super scaler giravano su hardware 16 bit, hardware inferiori, però come giocabilità meglio un Outrun sicuramente. Anche questo usa un sistema di checkpoint simile al Outrun. Devo muovermi, devo arrivare al prossimo checkpoint. Holy! Ricordiamo che sulla scheda System 32 girava anche Outrunners, Racing Game della serie Outrun convertito di merda su Mega Drive, con uno split screen obbligatorio anche in single player. Faceva proprio cagare Outrunners su Mega Drive. Proviamo Bonanza Bros, che non l'ho mai giocato in vita mia, nemmeno su Mega Drive. Ok, dobbiamo fare un colpo. Siamo due rapinatori praticamente in questo gioco. Uno dei rari giochi dell'epoca in cui prendiamo la parte dei cattivi. Mi sembra uno strano gioco, un pochino run and gun. Possiamo muoverci anche in profondità, cosa per l'epoca innovativa. Questi sprites pre-renderizzati molto carini danno un bel effetto 3D, falso 3D. Sembra un platform run and gun abbastanza banalotto. All'epoca in sala sicuramente faceva sbavare questo qui. Abbiamo restato sulle scale e buonanotte. Su Mega Drive ha avuto un'ottima conversione, se non erro. Magari più o poi lo potrei anche recuperare, chi lo so. Devo prendere i soldi, get it! Mi piace questo effetto sonoro, questo campionamento vocale, la risatella. Probabilmente ho completato il primo stage. L'orribile dottor Kun, che non si è capito su quale scheda giri sto cazzi porco. Una sorta di vero e proprio Game Watch. Questo è praticamente una sorta di gioco omaggio. Se non sbaglio, è il 37esimo gioco praticamente. Mamma mia, che sta cazzata! Non ho capito nemmeno come cazzo si gioca sta cosa. È orribile, non ha nemmeno il sonoro. Ma che è sto coso? Ah! Premendo il pulsante dei gettoni cambiamo colore. Vabbè, usciamo fuori da questa cosa orribile. Ma che è sto coso? Proviamo un pochino di Space Terrier, poco poco. Gioco che già possiedo su Sega Saturn e PC Engine. La versione PC Engine per qualche anno è stata la migliore versione possibile immaginabile. I controlli sono invertiti, quindi sopra per andare in basso, sotto per andare sopra. Però tenendo premuto il pulsante C si possono cambiare. Io mo li vorrei proprio cambiare. Qual è il pulsante C? Vabbè, mi aggancio così. Comunque tenendo premuto uno dei pulsanti si può cambiare l'impostazione dei controlli. C'è anche l'autofire, ottimo. Certe volte quando veniamo colpiti non si sente l'urlo del nostro Space Harrier. È un difetto di emulazione proprio in questo mini cabinato del taccio. Questo è uno dei primi giochi di Super Scale della Sega Arcade, gioco dell'85 che era anni luce avanti a tutti i giochi dell'epoca graficamente. Bello l'effetto falso 3D. Allora faccio vedere un po' di Cotton. Poi dopo un pochino di Puyo Puyo, due e ci salutiamo. Cain, cain, cain! Mitico shoot'em up orizzontale di Success, convertito anche per PC Engine CD-ROM, per X68000, per PS1, io ho proprio la versione PS1. Caccio, sto consumando le magie, non le devo consumare, caccio! Le magie sono le smart bomb di questo video. Incantesimi si lanciano tenendo premuto il pulsante di attacco.
Cacchio, non c'è un sistema per l'autofire, cacchio. Vabbè, questo è abbastanza arduo come gioco. Poi possiede anche il sequel per Sega Saturn, Cotton 2. E prima o poi vorrei prendere Cotton Boomerang, sarebbe la versione modificata di Cotton 2. Questo gioco ultimamente è stato annunciato anche per console moderne come Switch, per esempio, però è pure PS4. È una riedizione della remaster, riedizione della versione X68000. C'è anche una versione Neo Geo Pocket Color abbastanza impressionante per l'audio. La versione PS1 che possiedo l'ho pagata a bei soldoni, ha una colonna sonora rilanciata di qualità CD. La versione X68000 era un pochino superiore graficamente all'arcade, aveva per esempio delle nuvole trasparenti in questo stage. Ok, passiamo al prossimo. Che c'ho su Game Gear, non ho mai provato la versione arcade, che sarà identica alla versione Mega Drive. Compile, mitica Compile. A differenza del primo Puyo Puyo, questo secondo Puyo Puyo non è mai arrivato in occidente su Mega Drive. Il primo arrivò come Dr. Robotnik's Mean Machine, che possiedo bellamente su Mega Drive Power, basato sul cartone animato di Sonic, il primo cartone animato che faceva abbastanza carino di allineare quattro fagioli dello stesso colore, tipico puzzle game che ha avuto un numero di sequel elevatissimo. Se non ero su PS1 e Saturn c'era il terzo, Puyo Puyo Sun, il quarto su Dreamcast mi sembra, e poi tanti Puyo Puyo pure moderni, recentemente se non ero Puyo Puyo vs Tetris, cioè per console moderne. Ovviamente grafiche sonore sono di un altro livello rispetto alla versione Game Gear che possiedo bellamente. In Giappone questa serie ha avuto un successo enorme, quindi è una delle serie, se non la serie più famosa mai creata da Compile. La protagonista Charles, come cacchio si chiama, viene da una serie di avventure grafiche o qualcosa di simile creata da Compile, una cosa del genere, per un computer giapponese. Ok, cari amici, vi ho fatto vedere più o meno la maggior parte dei giochi, credo. Poi il resto ve lo farò vedere sulla mia TV a 720p. Prima vi farò un breve unboxing del pad e poi vediamo un po' come si vede sto cacchio di cabinato sulla mia TV a 720p. Ok, andiamo. Ed eccolo qua il pad. Come potete vedere ha una conformazione a 6 tasti e una croce direzionale molto simile a quella del pad a 6 tasti del Sega Mega Drive. Poi faccio vedere velocemente la scatola, i vari lati. Questo è un pad che collegheremo tramite la porta USB dell'Astro City Mini Arcade. Ok, apriamolo. Eccola la scatola, apriamola. Meglio. Eccolo qua il nostro pad. Col solito velcro che lo avvolge. Ecco il pad tra le nostre mani che come forma richiama un po' il pad del Master System, ma con la croce direzionale e la disposizione dei 6 tasti tipici di un pad a 6 tasti del Sega Mega Drive. Poi credit per i crediti, pulsante start, molto carino. Vi ricordo che questo pad e il pad del Sega Mega Drive Mini giapponese sono gli unici che funzionano sul Sega Astro City Mini Arcade, oltre ovviamente al l'arcade stick di cui ho parlato prima nell'unboxing. Quindi tutti gli altri pad USB non li potete usare su questo mini cabinato, nemmeno il pad del Mega Drive Mini occidentale, però tramite qualche adattatore qualcosina si può combinare. Poi questo pad ovviamente lo potete usare anche sul PC tramite la posta USB. Ok, colleghiamolo al cabinato mini. Ed ecco il nostro Astro City Mini Arcade. Faccio vedere la base che non ve l'ho fatta vedere prima. Ecco la base. Allora, il numero del modello, eccetera, eccetera. Ed ci metto la porta USB. Perfetto, ben inserito.
Ok, ora che il pad è inserito dobbiamo solo accenderlo. And we are ready to go. Ok, eccoci a noi al gameplay sulla mia TV HD di questo Astro City Mini Arcade. Come potete ben vedere, la schermata viene visualizzata a 16 noni a 720p, la schermata di selezione dei titoli praticamente. Iniziamo con un breve gameplay di Virtua Fighter, per la vostra gioia. Finalmente vedrete per la prima volta in tutta la vostra vita Virtua Fighter a 720p, raga. Sto cambiando la BGM col pulsante C. Vediamo come si comporta a 720p. Noto un pochino choppy, leggermente, vabbè. Certamente col pad è molto più giocabile. Io qualche giorno fa ho provato a giocarlo senza pad attaccato alle TV e era ingiocabile praticamente. Questo pad è fantastico, è una santa cosa. I tasti non emettono nessun click, ovviamente. Sono dei tasti abbastanza cheap, abbastanza economici. La croce direzionale è proprio la stessa del pad del Sega Mega Drive. Identica. Un pochino più plasticosa, ma vabbè. Ci si adatta velocemente. Ora, ora, ora! La sostanza di Akira. Dannato Wolf. Wrestler canadese. Comunque ovviamente col pad è tutta un'altra cosa da giocare vicino alla TV. E lo potete ammirare tutta la bellezza dei 720p. Per la prima volta vedete Virtua Fighter renderizzato a 720p. Ovviamente rispetto all'arcade originale la risoluzione è ben più elevata e quindi ne guadagna parecchio da questo punto di vista. L'unico problema sono le ombre, sono un pochino retinate. Un pochino di dithering eccessivo sulle ombre. E i replay hanno qualche rallentamento, come già vi ho detto prima. Purtroppo. Le altre tipologie di pad funzionano solo con appositi adattatori che secondo me in Italia nemmeno si trovano. Probabilmente. Comunque il feeling del pad è ottimo. Sicuramente è meglio che giocare con l'Astro City Mini Arcade sulle proprie ginocchia, questo è poco ma sicuro, è scomodissimo. L'unico problema, l'unica feature da 4 soldi è che non hanno implementato il click sui pulsanti. I pulsanti non cliccano, amici miei. Cazzo! Esci fuori là! Ciam! Oi! Alcuni di voi sicuramente ricorderanno questi personaggi per l'anime di Virtua Fighter, il mitico anime di Virtua Fighter, che era più basato sul secondo Virtua Fighter. Porco cane, ne abbiamo parlato anche nella recensione con Michele Dulaccio, la versione Saturn del PC di Virtua Fighter 2. Ok, Lau mi ha riempito di botte, passiamo all'ultimo gioco e poi ci salutiamo. Allora, vi faccio un breve gameplay di Golden Axe The Revenge of Death Adder. Vengo dal mio file di salvataggio. Magnifico, Golden Axe The Revenge of Death Adder. Praticamente il vero sequel di Golden Axe. Ancora più del Golden Axe 2 per Mega Drive, che era bene o male lo stesso gioco in termini di grafica e gameplay. Migliorava di poco la formula dell'originale. Invece questo, ovviamente, girando sulla scheda System 32, è di un altro pianeta rispetto al primo Golden Axe. E anche al secondo e anche al terzo su Mega Drive. Questo proprio in maniera simile al terzo del Mega Drive presenta anche un sistema di bivi abbastanza interessante. Quindi possiamo scegliere strade differenti. La grafica è fighissima. La System 32 ovviamente era ben più potente di un Mega Drive. È un hardware da 32 bit. Mi stanno riempendo di mazzate. All'epoca sicuramente ci sarebbe piaciuto un port in Mega Drive, ma sarebbe stato molto compromesso. Quindi non è del tutto sbagliata la decisione di creare un Golden Axe 2 completamente diverso da questo. È più simile all'originale. Ovviamente perdonate il mio gameplay non da professionista, ma
praticamente è la seconda volta in vita mia che gioco a questo magnifico beat'em up. Il vero sequel di Golden Axe, uscito purtroppo solo in sala, come ho detto prima. Buttiamo un po' di magia, così sto panzone se ne va un po' via. Fa anche la rima. Qua possiamo anche correre quando cavalchiamo un animale, possiamo correre in groppa all'animale, venendo due volte avanti. A differenza del precedente Golden Axe. Ah, gli hanno steso un velo pietoso. I soldi elfi da mazzolare per prendere le boccette per la magia. Purtroppo questo gioco non impiega il sistema graduale di magia di Golden Axe 2. Quindi non possiamo scegliere la potenza della magia da lanciare, ma possiamo lanciare sempre la stessa magia in termini di potenza, praticamente, come il vecchio Golden Axe. Ecco il sistema di build, posso scegliere se andare avanti o sopra. Vado sopra. Porco cane, prendi questo! Dannato clone di Mad Men di World Heroes. Lo ricordate Mad Men? Lo sciamano di World Heroes. Questi nemici gli somigliano tantissimo. Notiamo anche un pochino di dithering. Sto passando attraverso il dithering, guardate tutti i puntini colorati. Non so se nell'originale da sala è così. Fa abbastanza cagare sta cosa. Quel dithering deve simulare secondo me un effetto oscurità o qualcosa del genere. Si può anche colpire l'avversario a terra, non ci riesco quasi mai, ho chi zeme. Come già detto varie volte prima, la grafica è stupenda. Qua vediamo delle riproduzioni di Death Adder, il boss finale del primo Golden Axe, che qui ritorna ancora più potente di prima. Con la solita Golden Axe, credo. La grafica è stupenda. Va bene, ormai sto gameplay è finito, cari amici miei. Ci vediamo al prossimo video. Fazzares torna per voi con Fazzares and Son, un gameplay di un fighting game a base di robottoni, un fighting game 3D abbastanza conosciuto all'epoca in sala, portato anche su console, magnifico. Vi invito come al solito, se non l'avete già fatto, a iscrivervi al canale Fazzares e dare un'occhiata ai social network in descrizione. Come sempre, stay tuned e buona, ci vediamo belli! Morite tutti! E intanto, nel passato... Segata San Shiro! Segata San Shiro!